Oh, buonasera, benvenuti tutti all'Opusai Bar. Stasera permettetemi di saltare Criminal, Satanic, eccetera, eccetera. Anche qui devo trovare altri di Colante che mi dia gli ultimi 13 numeri. Quindi sono rimasto a 99, ma il di Colante mi ha dato un pensione, quindi devo trovare. Ero andato a quello vicino alla scuola oggi, a quello è andato in vacanza. Cosa? Se cosa? La maledizione di Tutankhamon. Ma vabbè, niente di tragico e di fondamentale, senza poi li recupererò da qualche parte. Tanto me ne mancano di criminal pochi, dal 100 al 112 o 13, quanti sono? Quindi. Poi Satanic, devo trovare un edicolante giovane. Prima gli faccio il check-up. Ce l'hai quanti anni? Ha 20 anni. Ha intenzione di andare in pensione nel prossimo anno e mezzo? Ha intenzione di vendere il baracchino a Bengalese, eccetera, e faccio un chiosco di souvenir, mi faccio firmare un foglio. Allora, in questo caso gli do l'appalto per criminal e satanic, però devo trovare l'appalto. Quindi permettetemi di lasciare perdere un attimo i satanic perché ovviamente è uscito il morto. Il morto esce una volta ogni 2 mesi e poi soprattutto tanto crimine satanic e sono roba degli anni 60, quindi se ne parliamo domani cambia poca, cambia minga. Mentre il morto è uscito il seguito di Hollywood Party. Penso sì, no, se devo due parti. È uscito Nostalgia Canaglia, titolo molto ironico. Copertina, ovviamente, sempre che dello studio Telloli. Aspettate, cerco di capire. Vabbè, copertina, direttore responsabile, tricchete tracchete. Allora, copertina Paolo Telloli. E anche il titolo è molto divertente e simpatico. Nostalgia Canaglia. Non lo so se è stata all'uscita in vigilia dell'elezione, è stata studiata questa cosa oppure no. Comunque vi invito, io il mio canale c'ha 780 utenti o abbonati, quindi un canale per avere un minimo di influenza. Deve avere 10.000 iscritti. Sotto i 10.000 iscritti siamo tutti direttamente allo sbaraglio. Chi sui 1.000, anche se avessero 2.000, ma anche sui, cioè, dai, forse dai 5.000 in su si comincia un po' a. Quindi è ovvio che dal mio angolino, io tipo Rai 3, nel senso presente quando c'è da fuori orario, qui sono un po' tipo fuori orario, fuori anche di fuori un po' di melone, ma questa è un'altra storia, quindi è ovvio che la mia influenza, tipo fuori orario facevo quei film, tipo era tutto Kurosawa, io li vedevo tutti, tutto Kurosawa, alle 2 di notte, anche. E te d'estate guardavi neanche i film porno, ma Kurosawa alle 2 di notte, oppure tutto il ciclo di Roger Corman, tutti questi film, facevo all'una di notte, tu ti guardavi il crollo della casa degli Usher, ma. Altro te o tutte Charlie Chan, tutti questi che ho visto all'epoca non c'era solo la televisione, e quindi dal mio angolino tipo fuori orario mi permetto di fare questo appello, di sostenere questo, cioè io non conosco Paolo Telloni, quindi non è che ho metto comprato in edicola, una delle poche edicole aperte a Firenze nel centro storico. E quindi vi permetto di sostenere perché è comunque un fumetto italiano. Certamente i disegni non sono a livello di Diabolik, siamo tutti d'accordo. Voglio dire, che non vi sto a dire che questi disegni sono a livello di Diabolik, non c'è. Sì, questo sembra D'Annunzio, non è D'Annunzio, ma non so. E perché poi c'è sul lago? Sì, poi ci arriviamo. Quindi non è che i disegni sono fatti ovviamente molto spesso da fotografie, però. Ripeto, le storie di Ruvo Giovacca meritano tantissimo. Se Ruvo Giovacca avesse un nuovo Magnus, so, sarebbe una cosa spettacolare. Certo, i Magnus, beh, si trova mica, questo non l'ho ancora fatto, cioè, ovvio, partono altri tempi, altre cose, però sono storie che comunque è un fumetto che è italiano, che è un.
Cioè, questo è poi il nuovo, nel senso che non voglio parlare. Cioè, beh, quindi, oltre Diabolik, l'unica cosa nuova c'è il morto. Di questa ispirazione, nel senso, è ovvio che non vi dirò. Anche poi le copertine sono tutte molto belle, ve le faccio vedere, nel senso che anche vederlo in edicola, a me mi attirò casualmente una copertina di queste. Cioè, vidi queste copertine e dissi, però, bella questa cosa. Cioè, facciamo complimenti a Paolo Telloni perché veramente fa delle bellissime copertine. Qui vediamo un titano, una statua caduta e tutti che scappano con dei numeri romani. E ovviamente se il crollo del fascismo, ovviamente, nostalgia canaglia è quella romana. Questa si chiama splash page, una copertina splash page, sarebbe il frontespizio, ovviamente non è D'Annunzio, infatti che ci fa D'Annunzio? D'Annunzio, anche però D'Annunzio devo fare una notazione, io non mio nonno, ma suo fratello era D'Annunziano, dopo D'Annunziano di D'Annunzio, cioè D'Annunzio, D'Annunziano che ha fatto la Fiume, quindi D'Annunzio non era, allora questa. Ovviamente questo il conte marchese Giovanni barone Vinicio Quirite della Lupa, che qui si cita, scusate, il barone Vinicio Quirite della Lupa, si cita ovviamente Largo delle Tre Api di Magnus, lo sconosciuto. Eh sì, Marchese Quirite della Lupa è la citazione Largo delle Tre Api dello sconosciuto. Però con questo faccio un po' ad D'Annunziano, perché D'Annunzio era sul lago di Garda, o sì, di Garda, non si dice, c'era un Vittoriale, ancora lì c'è il museo. Però D'Annunzio non era fascista, non ha mai avuto la testa. Certamente nell'ultimo periodo della sua vita, essendo dipendente da cocaina, è ovvio che il fascismo lo teneva Però D'Annunzio fu sempre, c'è stato un bellissimo film di D'Annunzio su. Fece una recensione credo un anno fa, sì, l'estate scorsa uscì su D'Annunzio. I rapporti tra D'Annunzio e il fascismo sono sempre stati piuttosto, è stato certamente l'ispiratore di, cioè il fascismo ha derubato D'Annunzio e tante Eia Eia La La, le camicie nere, tutta quella roba. Però D'Annunzio è sempre stato molto critico sia su Mussolini che su Hitler, lo chiamava l'imbianchino, quindi si oppose in tutte le maniere possibili ed immaginabili all'alleanza tra la Germania. Tra Mussolini, ovviamente, non gli diede ragione, anzi, pare che una delle ultime cose che tentò di fare, ci cioè, sono anche varie, no, tutta la storia d'Annunzio non la farei perché, però, andiamo a fare la di fumetto, se no, detta d'Annunzio, perché ovviamente questa faccia a testa d'uovo è ovvio che rimanda ad D'Annunzio. Ovviamente, si segue Hollywood Party, dove questa fanciulla, compagnia del morto, ha derubato alcuni nostalgici, cioè ci rimanda anche al tesoro di Mussolini, insomma tutta la storia del lago di Garda, quando Mussolini scappò, i documenti, eccetera, il tesoro di Mussolini in lingotti d'oro che appunto sono venuti in mano di questi personaggi. Nel numero precedente c'era tutta la storia, io poi non me la ricordo bene perché sono passati 2 mesi, quindi questo crea dei grossi problemi di memoria, almeno a me, poi naturalmente, poi almeno a me, che stavo dicendo, vabbè, fascisti, degenerati, eccetera, eccetera, stavo cercando la storia, sì, i nostri vecchi, cioè. Mi sembra che quando i tedeschi, i fascisti scappavano, insomma, lì, che alla fine della seconda guerra mondiale i tedeschi si ritiravano, eccetera, eccetera, vabbè, non sarebbero più tornati i fascisti, cioè, vabbè, l'oro di Dongo, sono tutte quelle storie lì che ancora oggi stanno cercando, come l'oro di Itez, l'oro di Azze, stanno sempre per cercare tesori. La tomba di Atti, la tomba di Odoacre, eccetera, eccetera. E quindi in questa storia prosegue ovviamente la fuga da parte, non è che vi faccio spoiler, la fuga del morto da parte di questi fascisti, e ovviamente che ovviamente c'è anche una storia d'amore, la doccia è un must, la doccia è un must. No, quindi la doccia sono in due, quindi abbiamo la doccia nel morto, abbiamo la doccia par condicio con Peg e la fanciulla, quindi
questo qui, facciamo un applauso al morto, perché almeno la doccia è par condicio, di solito sempre la doccia che fa la fanciulla, che sono due. Quindi a questa storia d'amore, insomma, con Itala, che cercano di scappare da questi fascisti, ovviamente alla riva del lago di Garda, non so che lago sia, io non sono molto. Comunque ricorda un po' il Vittoriale, dove trovano questo personaggio che D'Annunzio. È proprio D'Annunzio, cioè questo è Cesta Versi, il D'Annunzio che beve, e ovviamente D'Annunzio cerca di morto. E vabbè, ma D'Annunzio, vabbè. E vabbè, quindi, no, vabbè, molto, che siamo anche in tema di elezioni, no. Non so se è stata fatta, non entrerei a parlare di politica moderna. Nostalgia Canaia, il titolo è geniale, Nostalgia Canaia, ovviamente di alcune persone che hanno nostalgia alla canaglia, e ovviamente il morto in questa avventura godibilissima. Disegni sono quel che sono, ora ovviamente non mi starò a dire, questi disegni sono il capolavoro grafico del XX secolo. Questo D'Annunzio redivivo è uscito fuori dalla tomba del Vittoriale, insomma, cioè cerca di far fuori il morto. Però vi ripeto, no, non è che vi spoiler, nel senso, il problema di questo fumetto è che, essendo bimestrale, ora è uscito agosto, quindi uscirà a settembre, ottobre, quindi capirete che solo per avere questi 4-5 numeri sono passati 1, 2, 3, 4, qua, questi sono quasi un anno di morto. Ora io non cercherò, c'ho anche altri, ma io credo i miei numeri del morto ripartano, anche perché non sono un lettore della prima ora, l'ho scoperto per caso. L'ho scoperto per caso, devo dire, una scoperta per caso, l'ho scoperto da un gioco pericoloso, mi sembra, dal 41, poi ho letto dei numeri che durante il lockdown, quindi ringrazio anche Portelloni, mi mandava, anche a me, non che facesse un piacere, già non è che c'ho un rapporto, mi mandava il primo lockdown, sì, quindi so 2 anni credo che seguo il morto, sì, perché essendo bimestrale, boh, che ne so, matematica so una pippa, se era un gioco pericoloso di 41, ora siamo al 53, quindi 41, insomma, sì, 2 anni, perché sono 2 anni circa. Quindi lessi il numero uno, che ovviamente credo si sarà esaurito. Ora, io non sono un collezionista, la clinica delle menti perdute, perché mi mando in formato digitale, che poi lo lessi, invece piacere, eccetera, eccetera. Anche perché sennò non avrei capito alcuni numeri che sono successivamente accaduti dopo. Ora, il morto, per tornare un po' a una struttura, ovviamente segue, nel senso che ogni numero lo potete anche leggere autonomamente, questo numero, però è ovvio che rimanda a quello che è accaduto a Liverpool Park. Questo, purtroppo, essendo bimestrale, ma credo che sia bimestrale, non per volontà della casa editrice Menhir, ma che semplicemente per i costi, per la produzione, insomma, considerata appunto che Rigoletta, Rigoletta, bellissima anche la figura di Rigoletta, insomma, tutte queste figure che ha creato Ruvi Ciovacca. Ruvo Ciovacca, scusate, veramente bravo, 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 bravo. Vi ripeto, io non è che ho una grande influenza, quindi fate un po' quello che vi pare, però in questo caso io non è che mi spetta, capisco che è un tipo di fumetto che è ovvio che ci vuole di avere come letture abituali Criminal, Diabolik e Satale, avere avuto queste letture abituali, naturalmente per chi è un cultore di Tex Willer penso che è morto un po', però voglio dire, è una produzione italiana, c'è anche la cosa autarchica, non so se sarà un fumetto autarchico. No, vabbè, io leggo fumetti americani, insomma, sono cresciuto a pane e Fantastici 4, ecco, so, la fase autarchica. Che mio nonno era comunista e suo fratello era dall'altra parte, mia. Ma non era fascista, era D'Annunzio, ma non era, cioè veramente mio nonno era proprio comunista, comunista, tipo Mario Brega, no? E suo fratello, mio nonno si chiamava Quinto, e suo fratello si chiamava Meco Domenico,
però i D'Annunziani non erano fascisti, voglio dire, era un'altra roba, ma capisco che sono distinzioni sottili, a distanza di tanti decenni sono un po' di sottili da farsi. Quindi è una famiglia tipo Caine, Abele, Romolo e Remo, ecco. Io sono figlio unico, quindi tutte le mie schizofrenie sono tutte nel mio cranio, quindi, però no. Ho detto questo, no, dicevo che fumetto autarchico, no, che sto facendo, tra l'altro mio nonno e suo fratello vinsero la medaglia d'oro per la guerra del grano, data da Mussolini in persona, loro in Val di Chiana, come maggiori produttori, oggi tornassero in vita mio nonno e suo fratello Meco, insomma. Guerra del grano ci starebbe tutta. Buttala via la guerra del grano. No, non sono nostalgico. Non sono nostalgico anche perché non c'ero a quei tempi, quindi sono nato nel 68, però certamente, calcolamente, fratello di mio nonno cantava canzoni, non quelle, però canzoni tipo, vabbè, di guerra, vabbè, lasciamo perdere tutte queste cose. Di guerra, de guerra, de guerra, de guerra, guerra. Perché, vabbè, lasciamo perdere, però come dicevo, scusate, mi sto perdendo nella mia follia. Leggetelo il morto, ve lo consiglio perché guardate queste belle, cioè, guardate queste copertine, ragazzi. La cosa è veramente ora io detto, ripeto, giuro, giurin giuretto, ve l'ho già detto ieri, io da questi video non becco neanche un centesimo. Quindi quando qualcosa lo dico perché ci credo, nel senso se vi dico sosteniamo il morto, il fumetto italiano, bellino, carino, fatto bene, nei limiti ovviamente delle loro possibilità, nel senso sì, cioè, se io dicessi questo fa più schifo di Diabolik, grazie al Piffero, non c'è un Diabolik, però, e grazie al Piffero, Diabolik, c'ha Buffagni, chi c'ha, grazie, c'ho il calendario. Sta crollando tutto, sta crollando tutto, è ovvio che Diabolik è con Buffagni, è tutta un'altra roba, è crollato tutto, va bene, tutto in diretta, tutto, c'è questo angolo del Fantozziano, dove Fantozzi in vista delle lezioni studiava su tutti i miei argegiocoli, tutti i miei giochini che sono. A volte prima facevo, ora magari farò dei video sulla parte più nobile della casa. Questa è l'angolo di Fantozzi dove sto io nel sottoscala, sto qui con i fumetti. Oggi è andata a casco, lasciamo perdere. Comunque, veramente vi dico, sopportate il morto, cioè fate, cioè, anche perché sono gente che ci lavora, voi di solito, cioè. Questo è un mio appello, proprio fate un po' come mi pare, che io ho 780 iscritti, che influenzo, cioè, è ovvio che anche, penso che anche alla casa di Ceminelli gli avrebbe fatto piacere avere Buffagni, anche per Buffagni la scena Diabolik per il morto, la vedo un po' molto ipotetica, però è divertente perché anche la citazione, scusate, Lupi Quiriti, la cosa che rimanda è una storia simile di Magnus, Largo delle Tre Api, non so se l'avete letta. Bellissima storia di Magnus, come sceneggiatore Magnus era anche un genio, cioè era bravo anche come sceneggiatore. Quindi il video è durato 18 minuti, con questo passo e chiudo, close, perché insomma mi sono un po' dilungato, il caldo fiorentino, voi non sapete che caldo fa qui in questa città, non avete idea, voi che vivete nel nord o siete al mare, qui il mare non c'è sta. C'è solo un'afa sudaticcia, appiccicaticcia. Ho detto per scherzo su Facebook che se uno muore a Firenze d'agosto e va all'inferno non può che andare a migliorare. Ma è vero, non si può che andare a migliorare. Ma perché sto leggendo i libri di Padre Erminio, Pellegrino Ermetti, cioè, sul cronovisore, e ovviamente sono letture piuttosto impegnative. E siccome Padre Pellegrino c'ha sta fissa del diavolo, dell'inferno, sto diventando un esperto di teologia, poi mi farò, faccio il concorso per cardinale, bello, tutto rosso di porpora, o per sangue, quindi vabbè, morto, compratelo, leggetelo e fate un po', o fate un po' come vi pare.